Lo sport ora con la pallavolo per le ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia, si avvicina l'esordio in campionato, intanto sono state protagoniste alla rassegna ai primi d'Italia a Foligno dove hanno ricevuto il premio come eccellenza dello sport umbro. Luca Pisinic. Un bel piatto di pasta non sempre si sposa con la dieta, talvolta ferrea degli atleti professionisti. Un binomio che invece è andato in scena a Foligno, complice la rassegna ai primi d'Italia e il premio che gli organizzatori hanno deciso di conferire alle ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia in quanto eccellenza dello sport regionale, ormai prossime alla terza avventura consecutiva nel massimo campionato di pallavolo. Tra un piatto di pasta ed un altro, per una sera le magliette nere hanno infatti fatto uno strappo alle loro regole nutrizionali. Si è parlato della stagione che sta per prendere il via e del mondiale in corso di svolgimento in Olanda e Polonia, dove le azzurre dei vice Bertini e Giovi lo stanno affatto tradendo le aspettative. Per me questa è un'avventura completamente nuova, ma devo dire che mi sto trovando molto bene. Siamo quasi tutte ragazze giovani, ma credo che la squadra possa essere molto competitiva. Ho davvero grandi aspettative per questa stagione. Stiamo facendo il tifo ovviamente per la nostra nazionale che sta andando molto bene, anche adesso è appena finita un'altra partita. Facciamo il tifo per i nostri allenatori e anche per la nostra compagna che gioca in Olanda, per la nazionale. Quindi facciamo il tifo anche per lei. Linda, cibo a parte, parliamo un po' di pallavolo. Dove può arrivare questa Bartoccini Fortinfissi? A che punto è la vostra preparazione? Stiamo spingendo molto, c'è molto entusiasmo comunque in ogni allenamento dall'inizio alla fine e questa è una cosa molto positiva che spero rimanga tutto l'anno perché ci servirà molto.